andato ad utilizzare come base una base sbiancante, questa è di una marca francese, e come base alla mia nail art uno smalto della Pupa della serie Holographic, il numero 082. Sono andata poi ad applicare su una sola mano, su un solo dito, una French con un blu metallizzato della serie Colorama della Maybelline, il numero 661 Ocean Blue. Adesso vado a mischiare uno smalto di una vecchia serie della Avon, che è un marrone con dei brillantini dorati all'interno, il numero 0407. Ne prelevo proprio una puntina di colore e vado a mischiarlo con un giallo della Kiko, che è questo con delle pagliuzze all'interno, il numero 269. Scusate, c'era il mio cane che abbaiava. Quindi dicevo, vado a mischiare il giallo con questo marroncino per ottenere un colore un po' più, che dia un po' più sul sabbia. E utilizzo un pennello della Bourjois, un ciliegio ovviamente, sì, dedicato alla nail art, una parte per la French e una parte per la nail art. Quindi vado a prendere la parte più sottile, vado a mischiare i miei due colori. È un po' troppo marrone per i miei gusti, quindi vado a schiarirlo con del giallo. Perché voglio ricreare un, come dicevo prima, color sabbia. Vado a scaricare un po' il mio pennello e vado a fare una linea sottile proprio alla base della mia unghia. Allora, non importa se la riga non è perfetta, metti a fuoco, grazie. Tanto dà quell'effetto spiaggia. Dobbiamo ricreare quell'effetto spiaggia. Ho pulito il mio pennello e vado a riprendere il marrone che ho utilizzato prima. E vado a creare i tronchi delle palme. Quindi ho intenzione di disegnare due palme e mi avvalgo sempre del pennello. Vado a creare quindi due linee in diagonale. Una accanto all'altra. Ecco qua. Adesso ripulisco sempre il mio pennello e vado ad utilizzare uno smalto con l'effetto 3D, è uno smalto magnetico. Ne prelevo sempre una goccia. Questo è un color oliva che sto andando ad utilizzare. E vado a disegnare le foglie delle mie palme con questo colore. Quindi vado a tracciare delle righe sempre in diagonale, come se stessimo appunto andando a disegnare una palma su un foglio. Mi applico
abbondantemente sull'unghia. In questo modo. Ripulisco sempre il mio pennello, ovviamente non lo vedete, ma ho il cotton fioc qua di fianco. Vado a prendere quindi la calamita del mio smalto e vado ad avvicinarla alla mia unghia per qualche secondo, muovendola. Andando a creare così, voi non lo vedete ovviamente, andando a creare così degli effetti, metti a fuoco per favore, andando a creare così degli effetti sulla mia unghia, sulle mie palme per renderle un po' più realistiche. Ecco qua. Questi sono gli effetti che otteniamo. Quindi ora vado a prendere uno smalto grigio dall'effetto matte. Mi avvalgo sempre della mia tavolozza per prelevare il colore. E sempre con il mio pennello della punta sottile vado a realizzare degli scogli. Sul lato opposto rispetto alle palme vado a realizzare quelli che sarebbero in realtà degli scogli in frangionda, ecco. Vado a disegnare praticamente una macchiolina grigia. Ecco qua. Adesso, sempre con lo smalto giallo della Kiko, vado a fare un puntino per il sole. Io lo faccio direttamente dal pennello, potete farlo anche con un dotter, volendo. Picchietto il pennello sulla mia unghia in questo modo. Ora io la lascerò così. Potete anche aggiungere con dello smalto bianco, specialmente dello smalto bianco da French, perché renderà meglio, delle nuvolette qua e là. Io ho deciso di lasciarla così. Spero che il tutorial vi piaccia, spero che che l'interpretazione della mia estate piaccia anche a Fairy Fashion Art. Vi mando un braccio grosso e vi dico a presto. Ciao!